arrivato Bob a dare qualità al centrocampo. Sì, era un acquisto che avevamo già in mente da qualche giorno, si è concretizzato alla fine, perché comunque ci aspettavamo l'uscita di Gaiola, però comunque lui era in ingresso comunque. È un ragazzo, dai, che insomma seguivo da una decina di giorni, l'avevo già bloccato con il Chievo, è un ragazzo che porta fisicità, porta qualità, porta entusiasmo, avevamo bisogno di un giocatore con queste caratteristiche in mezzo al campo e quindi sono felice di poterlo presentare, ecco, di metterlo a disposizione del mister. Per lui è anche un ritorno perché ha già giocato da queste parti, quindi conosce un po' la realtà, ecco perché 2 anni fa era Cittadella. Sì. L'anno scorso, per la verità. Così non fa fatica a ambientarsi, la provincia è la stessa, quindi... No, dai, penso che insomma sia a Cittadella un anno, quindi non abbia difficoltà ad adattarsi, ad ambientarsi, però dai, insomma, è un ragazzo che ha fatto anche tante partite a Taranto, quindi penso che sia anche pronto dal punto di vista fisico, chiaramente dovrà dimostrarlo in campo. Fa un bilancio di questo mercato, De Cenco e Berardocco subito, poi Bob, poi il portiere rumeno in uscita Germinale. Com'è andata secondo lei? Siamo al primo febbraio. Beh, abbiamo fatto quello che ci eravamo messi in testa all'inizio del mercato, ci serviva comunque un attaccante, un regista per sostituire Felipe perché aveva deciso di fare una scelta di vita diversa e comunque avevamo bisogno di un centrocampista in più di spessore, perché comunque abbiamo anche sempre il discorso di Carlo, insomma cose dai discorsi già fatti, e quindi siamo contenti, siamo riusciti a dare una mano anche a Germinale di andare a giocare, probabilmente a dimostrare, speriamo per lui, che è ancora un giocatore sano, integro e bravo, e quindi siamo in linea con i programmi e siamo felici di aver centrato i nostri obiettivi. E con Gaiola invece com'è andata? La situazione alla fine è rimasto perché? Con Riccardo è andata un po' così, nel senso che lui aveva manifestato il desiderio di andare a giocare, a quel punto insomma la gente, noi, un po' l'Inter si è mosso, ma non abbiamo trovato una destinazione gradita o quantomeno una squadra pronta a farlo giocare. Io comunque mi dovevo cautelare come giocatore di un certo spessore e adesso siamo in tanti, però c'è spazio per tutti, bisogna lavorare bene, è rimasto e va bene. Un tifoso ha detto in queste ultime ore, mi ha colpito perché ha detto il vero grande acquisto sarebbe Derisio, la volta che rientra sarebbe lui. Com'è la sua situazione attualmente? C'è sempre questo problema che si trascina, no? Beh, insomma, Carlo, mi auguro e siamo convinti che da ieri possa insomma essere considerato guarito al 100%. E adesso il centrocampo diventa un reparto affollato. Sicuramente Carlo è un giocatore importante che non abbiamo mai avuto e quindi può considerarsi a tutti gli effetti un acquisto. C'è un po' l'imbarazzo della scelta, adesso che sono 6 giocatori forti, e, insomma, però abbiamo comunque tante partite, abbiamo comunque la Coppa Italia e comunque non possiamo lasciare niente di intentato. Il fatto stesso di avere 6 centrocampisti è per non avere correre il rischio, come il giro d'andata, di aver fatto tante partite solo con 3 giocatori o 4 giocatori. In attacco si rimane con Neto Pereira, Altinier, De Cenco, Alfa Gheme. C'era Germinale che non è stato rimpiazzato, le ritiene dunque che questi 4 diano ampie garanzie? Sì, direi di sì, anche perché qualche tuo collega giustamente ha sottolineato che comunque se rimane fuori Alfa Gheme piuttosto che De Cenco, piuttosto che Altiniero, piuttosto che Neto Pereira, insomma sono comunque dei rincalzi di lusso. Io sinceramente non ritenevo opportuno mettere un giocatore in più, anche perché insomma i numeri dicono che il Padova è il terzo attacco del girone, quindi non aveva bisogno di ulteriori acquisti. Si era un po' pensato se capitava magari una seconda punta rapida, veloce, così, ma mettere tanto per mettere ho pensato che non fosse il caso. Arriviamo a Calillo, l'ultima domanda, com'è sfumata, com'era partita? Ma no, quello era un giocatore al quale avevo pensato perché comunque in ottica magari di far qualche spostamento poteva avere caratteristiche che ci potevano dare una mano, però sinceramente passando
i primi giorni di mercato, comunque le partite così, mi ha ritenuto opportuno di non intervenire, pur considerandolo un giocatore forte, però insomma noi siamo sicuri che i nostri quattro attaccanti più fantacci siano un reparto di tutto rispetto. Because you know I was out for 5 months without football. So I need to try and go to play in Liga Pro to get more confidence, because the league is too difficult also. Liga Pro also is too difficult. So, and I need that so that I can come back to my level best. There were many other teams following you, like Messina, Regina, maybe Cosenza, the last few weeks. Yeah. And you preferred Padova. Why? Because Padova is a big city. It's a big city, big club. Good team. I play against them last year, but I know they are a good team. That's why I choose Padova. What about Bassano? Di essere qui a Padova. poverino. Mettiamolo in difficoltà. No, let me talk in English. Your sensation. Yeah, I'm very happy to be here because Padova is a big club. So it is important to come here, try to do my best and help the team so that we can achieve something and go to Serie B. Yeah. Idee chiare, come si dice? Dai, le idee chiare, dai. Benissimo. You want to follow Cittadella in last years? Like I want to follow Cittadella? Yes, the same. I will have the same approach because for me the mentality is important to win every game. It's important for the team, for the players to perform, to give everything you have every game, game by game. You will find Cappelletti last year. It was in Cittadella. Yeah, Cappelletti is my good friend. He used to help me even last year in Cittadella. So I hope to meet him here and we continue. Come stai? L'anno scorso hai avuto l'infortunio. Adesso hai giocato. Come ti senti? Yeah, it was very difficult when I just have the injury. But after 5 months, because I was out 5 months, but at this moment I'm okay. Physic, everything is okay. What do you think about Padova? 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 Padova. Yeah, it's a big, you know, Padova is a big city. I used to come here last year with my other friend Lamin. We used to come and visit Padova here. It's a nice city, it's a nice town. I love the city. Cappelletti, you know Cappelletti, yeah. Another player. New face. Yeah, I know player. Cappelletti. Yeah. Okay. No, Cappelletti. He's a friend of mine, yes. And he's a good person. He used to help me a lot. So I wish to see him soon so that we can continue. Do you know any other players of the team? No. No? Just Daniel. Daniel, yeah. And the coach, Brevi? Yeah. What do you think about him? No, he's a good coach, because that's why he is here. He's a good coach, good trainer. I had some good things about him. So. Can you explain us your technical characteristics and also your favorite role in the team? Okay. I'm a hard-working player. I love to play box to box, but my position is central midfield. I'm a central midfield player. Yeah. And in Taranto, there is Fabrizio De Poli, the Direttore Sportivo. Yeah. You talk about Padova with him? No, with De Poli, no. But he's a good father to me. Let's say like that. He's a good father to me. He used to help me during the time he just come, in a short period of time, but he's a good guy. Thank you. Thank you.